È incominciata a Pergheglia la manifestazione Riambientiamoci, diretta a sensibilizzare i cittadini sull'importanza di salvaguardare il patrimonio naturale, marino e terrestre attraverso una serie di iniziative, molte delle quali artistiche, che avranno come palcoscenico la piazzetta e la scalinata adiacenti al comune. In questi mesi sul territorio, sui territori, si è parlato tanto di ambiente, difesa del mare, depurazione. Noi abbiamo scelto questa formula, cioè dire di parlare di ambiente attraverso l'arte, attraverso la pittura, attraverso la fotografia, attraverso tutto ciò che ritengo possa in effetti sollevare tra la gente questa voglia di ripensare l'ambiente, la difesa dell'ambiente, del mare, del territorio in generale, perché credo che il nostro futuro non possa assolutamente fare a meno di ciò. Quindi Riambientiamoci, questa 4 giorni a Pergheglia vuole lanciare questo allarme, questo segnale. E questo, voglio dire, è un percorso che negli anni dovrà andare avanti, dovrà proseguire sulla strada della difesa, sulla strada della promozione ambientale, perché questi territori attraverso l'ambiente poi in effetti riescono a coniugare ambiente, turismo, in questo binomio non si può fare a meno. Ideatore e anima della manifestazione è Bruno Cimino, giornalista, scrittore, sceneggiatore e regista, sostenitori dei diritti degli animali e del rispetto all'ambiente. Tanto lavoro per cercare di smuovere quello che sono i problemi che oggi attanagliano tutte le persone, quelle sensibili. I problemi della natura riguardano tutti. Noi abbiamo varato questa manifestazione grazie alla sensibilità del comune di Pergheglia. Ora questa sera si incomincia, saranno 4 giorni intensi dove parleremo di natura, di difesa dell'ambiente, di diritti degli animali, una serie di eventi che vanno dalla fotografia alle performance, agli ospiti straordinari che ci saranno, a una mostra internazionale di pittura e finiremo poi con le ultime due serate con una tavola rotonda. Nella tavola rotonda naturalmente parteciperanno docenti universitari, presidenti di associazioni nazionali. Il tema è facile, i problemi li conosciamo, le soluzioni no. Quindi ce li devono in qualche modo dare, spiegare affinché noi li possiamo veicolare. E voi avete pensato di farlo attraverso ogni forma d'arte? Assolutamente sì, perché se culturalmente l'uomo riesce a incamerare quello che sono le necessità per poter vivere bene e in maniera salubre, con il mare pulito, le cronache ogni giorno ci riempiono di tante tragedie, allora se partiamo dalla cultura, cultura vuol dire educazione, conoscenza, e allora abbiamo fatto un bel passo avanti. Per concludere in bellezza la prima serata, la performance Il corpo si fa tela della pittrice Francesca Guarnieri, che ha dipinto direttamente sulla pelle della modella Ilaria Cavalli, un'opera che riporta la simbiosi uomo-natura. Pergheglia si veste a festa per accogliere l'estate dei suoi turisti e lo fa regalando un fine settimana ricco di eventi, incontri, mostre, dibattiti. Per la serata inaugurale ha scelto lo sport e due calabresi d'eccezione. Due calabresi che, pur vivendo in modo diverso l'ambiente sportivo, hanno trovato il modo di rappresentare la Calabria in tutto il mondo lasciando una traccia di loro che inorgoglisce ed è da esempio. Francesco Repice, giornalista Rai, che nella sua veste di radiocronista ha raccontato e racconta le gesta della nazionale di calcio e nella magica serata di Londra un anno fa, quando gli azzurri si laureano campioni d'Europa, trova il modo di esaltare l'italianità non dimenticando la sua amata Tropea. Non c'è dubbio che quella citazione, mentre festeggiavamo il titolo europeo,
ci ha inorgoglito tutti e anche un po' emozionato. Beh, anch'io sono stato orgoglioso, prima di tutti io, di poter ricordare il posto che insomma è la mia vita, è il posto della mia anima, che è Tropea, per cui è anche questo borgo, insomma Parghelia, che di fatto è attaccatissimo al mio paese, per cui c'è uno scambio, no, di amorose corrispondenze con questi pochi chilometri di strada e questi chilometri meravigliosi di mare. E sì, insomma è stato un grande orgoglio, è stata anche la possibilità per far conoscere ancora di più la Calabria a tutti quanti, al grande pubblico, agli ascoltatori e agli appassionati di calcio. La Calabria va scoperta, perché forse non tutti hanno idea di che cosa esattamente sia avere tre mari, lo Ionio, il Tirreno, lo Stretto, tre catene montuose, il Pollino, la Sila, l'Aspromonte, le città di cultura, le città d'arte, la cucina, le tradizioni. Insomma, questa è una terra meravigliosa, baciata da Dio, per cui è giusto ricordarla ogni qualvolta ne ricorra la necessità. L'emozione di essere un cronista sportivo e poter annoverarti tra i grandi cronisti, pensiamo al famoso grido campioni del mondo tre volte di Martellini, tu hai potuto gridare campioni d'Europa. È fattore C quello, no? È la fortuna, insomma, non dipende mica da me. Se loro sono stati così bravi, non è dipeso da me se sono stati così bravi a vincere il campionato europeo. E mi sono trovato al posto giusto, al momento giusto. Diciamo che l'ho spinta dentro e mi sono trovato lì vicino al portiere, all'area di rigore. Il pallone è arrivato giusto giusto e io l'ho buttato dentro. Ma l'emozione di quella notte londinese come si è vissuta? Noi l'abbiamo ovviamente vissuta da fuori, con il vostro racconto di cronisti. Voi eravate lì, quindi si viveva direttamente. Guarda, ti posso dire che io ero convinto di perdere, ma perché ogni finale che faccio sono convinto di perdere, ogni partita da tifoso che seguo sono convinto di perdere. Questo rientra un po' nella mia calabresità, insomma, non la vedo mai bene la situazione, la vedo sempre molto negativa, quindi la gioia è stata, se possibile, ancora maggiore, no, rispetto al successo, rispetto al trionfo finale. E però insomma star lì e vedere e godere di una situazione simile, diciamo che è stato un gran regalo. E Anna Barbaro, straordinaria campionessa paralimpica in una delle discipline più impegnative, il triathlon, campionessa mondiale e medaglia d'argento a Tokyo. Anna Barbaro è un modello ed un esempio di tenacia, impegno, forza di volontà. Anna, questa sera qui a Parghelia, una zona turistica per eccellenza, per parlare di quelle che sono state le tue importanti performance sportive che hanno reso orgogliosi tutti noi. Sì, sono contenta perché è stata un'organizzazione, mi avevano già contattato da maggio, quindi so che volevano la mia presenza e hanno insistito per avere la mia presenza e mi hanno messo proprio a mio agio per poter essere qui. Poi è un posto bellissimo, quindi perché dire di no poi? Questa è l'occasione di stare insieme ad un ambiente che è quello di Parghelia, ma anche alla presenza di tanti turisti, che poi è il momento importante per questo nostro territorio. Sì, diciamo che è un momento importante, è un momento proprio per pubblicizzare il nostro territorio a livello turistico, perché ho notato pure girando pomeriggio che ci sono molti turisti, molte persone che apprezzano finalmente la nostra Calabria e spero che la porteranno in tutto il mondo, la faranno conoscere ancora di più. E tu? La Calabria l'hai fatta conoscere in tutto il mondo a livello sportivo? Beh, così dicono, così dice qualcosa. Sì, spero che io possa aver fatto conoscere la Calabria bella, la Calabria quella positiva. Io, come dico io, la Calabria buona che si muove e vuole fare cose buone per mandarla avanti e per farla conoscere da un altro punto di vista, che è quello positivo. Quello positivo, che è anche quello di grande tenacia, forza di volontà, anche sacrificio, perché bisogna fare pure quello, però è un messaggio importante per i nostri giovani, mai darsi per vinti e cercare e accettare le sfide. Sì, è un messaggio molto importante questo da dare principalmente ai giovani, ma non credo solo ai giovani. È un messaggio che si deve dare un po' a tutti, perché siamo forse ormai troppo stanchi, troppo saturi. Questo Covid ci ha dato forse il colpo di grazia e ci ha reso ancora più asociali e più lontani gli uni dagli altri. Quindi che possa essere il mio messaggio, spero nel mio piccolo, di poter dare una forza in più e di dire stiamo ricominciando e ricominciamo bene tutti insieme. Ti posso fare un'ultima domanda molto personale, perché la tua vita sta cambiando anche in un altro senso e questa è un'estate ancora più particolare. Sì, sto diventando mamma
E quello che io dico sempre, perché uno degli altri miei motti è il sognare oltre il limite, che diventa realtà. E proprio da quel sogno è diventato realtà che ne è nato uno nuovo. E spero che ne nascano tanti altri in seguito. Questo sicuramente sarà quello che avrò per tutta la vita.